Il nuovo amico cambia pelle, ma non la sua missione, che resta invariata ed è la stessa che la Chiesa, oggi sotto la guida di Papa Francesco, annuncia da sempre e che al centro pone il messaggio di speranza che solo una buona notizia può suscitare. Lo fa da sempre con il Vangelo e tenta di farlo anche nella società odierna con gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione, oggi più che mai nell'epoca del tutto condiviso. E questa speranza si rende più che mai necessaria per non finire nella spirale dell'ansia e della paura generalizzata. E il nuovo amico serve anche a questo, a favorire la circolazione delle buone notizie. Il restyling del settimanale diocesano, tra i più longevi d'Italia, è stato presentato sabato scorso nello splendido auditorium Pedrotti del Conservatorio Rossini di Pesaro, alla presenza del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Gualtiero Bassetti. È l'unico modo per superare anche questo individualismo che sta soffocando la società di oggi. La gente è in una solitudine terribile e quindi anche la stampa, anche i mezzi di comunicazione, anche notizie buone che possono infondere speranza, sono veramente una medicina salutare anche per il tempo in cui viviamo. Un tempo in cui si tende a dividerci su tutto, dalla politica a tutto il resto, ecco, qualche cosa che unisce, qualcosa che fa comunione è veramente importante. E in fondo anche dal loro punto di vista i mezzi della comunicazione sociale è una testata che abbraccia più diocesi, più città, è significativa. A fare gli onori di casa Giorgio Girelli, presidente del Conservatorio Rossini, che ha donato una pergamena di musica sacra al cardinale, il quale ha ricordato la nomina cardinalizia e ha rivelato che il Papa gli ha assegnato la Basilica di Santa Cecilia dicendogli «e adesso impara a cantare». Presenti anche i tre vescovi delle diocesi cui fa riferimento il settimanale cattolico, Piero Coccia di Pesaro, Giovanni Tani di Urbino e Armando Trasarti di Fano. A moderare gli interventi l'onorevole Ernesto Preziosi. Nel corso della mattinata sono intervenuti il magnifico rettore dell'Università di Urbino, Wilberto Stocchi, il giornalista di Avvenire e il presidente della FISCE, la Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici. Il nuovo amico è uno strumento di riflessione per credenti e non, ha detto il sindaco di Pesaro Ricci, intervenuto nel corso del convegno. Dal 1903, anno di fondazione del giornale, molta acqua è passata sotto i ponti e tanta strada è stata fatta ed è stato toccante assistere al passaggio di consegne tra lo storico direttore che per 32 anni ha diretto il giornale, Don Raffaele Mazzoli, e Roberto Mazzoli, a cui è stato affidato l'arduo compito di rilanciare il settimanale su tutto il territorio provinciale. A proposito, tra i due Mazzoli nessuna parentela, solo un caso di omonimia. Dopo la testimonianza di un ex carcerato, redattore della rubrica Penna Libera Tutti, scritto dal carcere di Pesaro, e gli interventi degli insegnanti e studenti del liceo Mamiani, il convegno si è concluso con un concerto degli studenti del Conservatorio Rossini e il buffet offerto dalla Coldiretti provinciale.